Ciao. Sei stato in Africa tu? Mm-hmm. Hai fatto la guerra? Sì. Quanti nemici hai ucciso? Dai, quanti? Non lo so. Ma dai, dimmelo, quanti ne hai uccisi, eh? Vieni! Oh, Dan, non mi lasciare mai più. E i bambini dove sono? A casa, con la nonna. Uè! Dico, ci siamo anche noi, eh? Scusa, Pietro. Più che comprensibile, bentornato fra noi. Papà, come stai, legionario? Bene. Andiamo, ci racconterai tutto a casa. Coraggio, Oberdan. Parlaci dell'Africa. Che volete che vi dica? Non è mica la trama di un film. È qualcosa di più, ragazzo mio. È un'impresa titanica realizzata da un pugno di eroi. E tu sei uno di loro. Adesso stai esagerando. Io ho fatto soltanto il minimo indispensabile. Lo vedete? È anche modesto. Vorrei che tuo fratello fosse qui a sentirti. Creperebbe dalla vergogna. Non potremmo cambiare argomento. A tavola non sta bene parlare di guerra. Io credo che Dan preferisca dimenticare il passato. Deve riambientarsi adesso. Rientrare nella sua famiglia. E perché? I ricordi di guerra sono l'unica cosa che resiste al tempo. Rammento l'impresa di Fiume come se fosse ieri. Mi sembra di vedere ancora la figura del comandante stagliarsi contro il cielo. Che c'è? Ti senti male? È terribile. È la guerra. Ci comporterebbero peggio di così se cadessimo nelle loro mani. L'Africa, eh? Già. La verità è che l'Etiopia è un pozzo senza fondo. Abbiamo fatto tutto questo polverone per diventare imperiali. Bisognava piantarci la bandiera. Oberdan! Oberdan! Sto ascoltando, papà. Parlavo di D'Annunzio. Il bidello del tuo liceo lo definiva il più migliore di tutti. Io vado dai bambini, Dan. Ti aspetto di sopra. Sì, certo.